In queste ore a far discutere non poco sono anche le norme relative agli accessi in spiaggia e negli stabilimenti balneari, regole non ancora chiare che vanno a complicare un quadro, a suo modo, purtroppo evidente, ovvero quello relativo alle prospettive per il turismo italiano economicamente drammatiche. Strutture chiuse che potrebbero non riaprire, prenotazioni praticamente azzerate e difficoltà oggettive per gli operatori del settore. Il numero dei turisti stranieri è destinato a crollare e, secondo Confapi, la soluzione potrebbe essere quella di incentivare il turismo interno. In questo momento è fondamentale più che mai comunicare fiducia e prospettive positive, ma non si può improvvisare. Per questa attività Confapi propone un piano di marketing strutturato che consenta di raccogliere risultati nel brevissimo periodo, data l'imminenza della stagione estiva. Obiettivo sarà spingere soprattutto sul turismo interno e nazionale, sulla promozione del bel paese tra gli italiani. Un grande impegno per un lavoro di squadra, inedito per assicurare agli ospiti e al personale che lavora nel settore un soggiorno sereno e senza rischi. Può muovere tra gli italiani il paese che possiede il più ampio patrimonio culturale a livello mondiale, con oltre 3.400 musei, 2.100 aree parchi archeologici, 43 siti UNESCO, le spiagge e i borghi più belli al mondo. Nella ripartenza tutto deve essere incentrato sulla valorizzazione di ciò che più ci distingue nel mondo, ovvero il nostro patrimonio culturale. E il turismo è prima di tutto cultura. Largo spazio deve essere dato al settore dei trasporti, che è indissolubilmente connesso a quello del turismo. Il trasporto turistico, tra i primi settori a fermarsi, è presumibilmente tra gli ultimi a ripartire. Si trova in una crisi gravissima, con le imprese sostanzialmente ferme. Se non riparte il turismo, non riparte l'Italia.